rivedere un po' complessivamente l'idea del carcere come quella di un grande contenitore, un grande spazio all'interno del quale le persone possono vivere frammenti di vita quotidiana, confrontarsi con quelle che sono le regole di una normale comunità e provare ad avviare dei percorsi di reale costruzione e cambiamento partendo da un concetto di normalità. Il carcere è sempre stato un posto un po' infantilizzante dove le persone si dice cosa possono fare, cosa devono fare, e questa è una cosa che alla fine non ha fatto bene a nessuno. Nel momento in cui sposti il piano, diciamo l'approccio sul piano della relazione, sul piano della fiducia, sul piano della responsabilità, le persone cominciano a diventare protagonisti e prendono sostanzialmente in mano le chiavi della loro vita. Questa è un po' la grande idea sulla quale si muove una riorganizzazione degli spazi dell'istituto come posti di vita quotidiana, per cui mentre prima l'attività era prevalentemente un'attività svolta all'interno delle sezioni, ora si esce, ci sono tutta una serie di ambienti aperti, chiusi, dove loro possono stare. L'obiettivo è non a ossiare ma a fare delle cose, per cui c'è lo spazio teatro, c'è lo spazio biblioteca, c'è lo spazio musica, c'è lo spazio relax, c'è lo spazio cultura, ci sono i laboratori. L'obiettivo è fare in modo che le persone scelgano le cose che sono per loro interesse e su quella, insieme agli operatori, possono poi costruire un percorso. Tanto quando le persone escono si trovano a gestire un mondo che non è quello di chi ti dice cosa fare e cosa non fare. E quindi 5, 10 o 15 anni passati a ricevere in qualche modo ordini o a contestarli non ti danno niente rispetto a quello che invece il carcere dovrebbe poter insegnare, che è il rispetto delle regole nella quotidianità e quindi il rispetto di se stessi, degli operatori, degli altri compagni di detenzione, delle persone che entrano e proprio attraverso il rispetto si costruiscono i percorsi. Il progetto è un progetto secondo me molto interessante, è stato un po' lo sviluppo di un qualcosa che è cominciato alcuni anni fa e che per la prima volta ha visto il carcere trasformarsi in un posto di studio, ma in realtà di confronto fra studenti universitari e detenuti. Ma al di là dell'aspetto formale c'è stato questo momento molto importante dell'incontro-confronto in cui ognuno ha messo in gioco se stesso e dentro e fuori si sono confrontati con i loro limiti, i loro punti di forza, probabilmente a volte si sono dati forza reciprocamente, riuscendo a far passare un messaggio molto forte. Perché poi quello che deve uscire dal carcere è un messaggio di realtà, innanzitutto, ma è anche un messaggio di rasserenamento. L'Italia che cambia, a mio avviso ha significato di mettere in evidenza le buone pratiche. Questa io credo che si sta facendo e che si continuerà e spero che si possa consolidare questo rapporto università-carcere in questa cosa, è una buona pratica. È un paese dove ci sono tante persone che credono che il cambiamento sia possibile e lottano per ottenerlo, lottano con le piccole cose di tutti i giorni senza dimenticare un'idea di fondo che è quella in cui tutte le singole azioni devono essere inserite. Per me l'Italia che cambia è un'apertura, non arrendersi. È il futuro. È la mediazione. È l'incontro. E anche il nostro spettacolo è la dimostrazione di come l'Italia cambia. Perché non dobbiamo pensare all'Italia come un sistema a sé. Cioè l'Italia siamo noi cittadini. Sono cambiato io e è l'inizio dell'Italia che cambierà in meglio, secondo me. Parto da me. Siamo delle persone che stiamo facendo un percorso per migliorare noi stessi e questo può migliorare anche il mondo, non solo l'Italia. L'Italia che cambia è un inizio nuovo. Un inizio nuovo per tutti, più pace, più speranza e soprattutto che ci deve essere molto più unione. L'Italia che cambia sono anche questi progetti all'interno del carcere. Secondo me sono cose molto importanti, ridanno fiducia alle persone che in qualche modo hanno sbagliato. È un'utopia, secondo me. Così almeno se arriva in meglio e cambia veramente. L'Italia che cambia è questa anche, perché qualche anno fa qualche detenuto non ce l'aveva questa possibilità. E
che gli altri possono avere le stesse possibilità mentali che abbiamo avuto noi. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia.